A tutti ragazzi, io sono Burbero 1984 e oggi vi porto a vedere questo bellissimo e divertentissimo gioco Surgeon Simulator, una sorta di allegro chirurgo di Cosa Nostra. E ora oggi vi porto insieme a me questa operazione al cuore per Bob. Vi faccio subito vedere, non perdiamo tempo, andiamo subito a operare il nostro paziente di cuore. Questo gioco, ragazzi, lo potete trovare sullo store a 8 euro e qualcosa se avete il plus, ovviamente. Se no costa 10. Allora, cerchiamo di lavare subito questo panno. Ok. E leva. Incredibile, gli rimane incastrato il panno. Attenzione, controlliamo, calmiamo subito il paziente. Tutto a posto, stai tranquillo, non è successo niente. Ci prenderemo cura di te. Non ti preoccupare, tua moglie e i tuoi figli sono qua fuori. Sanno che c'è la possibilità che tu non torni a casa, ma non ti preoccupare, faremo il possibile. Nell'eventualità, non te la prendere, non avere paura, che faremo il possibile. Allora, martello. Martello per cercare di rompere tutta la parte del costolame. Tanto perde lo swatch, il caso è incredibile, è il medico. Dobbiamo poi recuperare. Qua intanto, ragazzi, dobbiamo fare un lavoro di vecchia carpenteria. Questo martello leva chiodi. Attenzione, cercare di rompere la cassa toracica in modo intelligente. Ok, direi che ci siamo. Via il martello. Vediamo un po' pezzi che non servono a niente. Ecco qua. Dammi sto pezzo di costola. Intanto gli viene via anche un polmone, così proprio la velocità della luce. Cerchiamo di appoggiarlo in un posto idoneo. Oh, e gli vola via il polmone, attenzione. Poi, allora, qua ci vuole bisturi. Bisturi. Passatemi il bisturi, per favore, ragazzi. Attenzione. Non riesce a prendere il bisturi. Ok. Bisturi, ora dobbiamo cercare di tagliare questa tubicini del cuore. Intanto, attenzione, gli stacca anche staccato il fegato, la milza, qualcosa, attenzione, si capisce. Via questa che la siringozza che serve per fermare il ritmo della perdita del sangue. Tenetevela sempre bene, ragazzi, perché serve. Ok. Poi lì ho tagliato il cuore, quindi dovrebbe venire via. Come regola, se riesco a prenderlo, perché c'ho delle difficoltà, forse ci devo levare quel pezzo lì di costola ancora. No, no, il martello no, il martello non mi serve. Il martello, prendilo. No. Ora si riesce a levarli fuori. Pezzo di costola. Lì l'ho tagliato, hai staccato il cuore, dai, lo devi prendere. Devi prenderlo e non riesci a pinzarlo, incredibile. Ma perché? Io dico perché non riesci a prenderlo. Guarda! Ah, oh, che fatica, provo ancora a levargli sto pezzo di costola, magari quello. Andiamo col dreamerino. Sì, così mi taglio io i polsi. Ah, leva un po'. Ok. Via. Oh, sangue non ne perde, quindi tutto sotto controllo, scusate. Allora, vediamo. Niente, non riesce a prendere il cuore. Guarda, gli leva però la milza qua qualcosa, non so dove sia. Un fegato forse, questo è il fegato. O il rene, un rene, boh, non lo so, ragazzi. Non ne ho la più pallida idea di cosa sia. Io devo levargli il cuore, ma
Non si ci riesce, è incredibile, mi sta facendo veramente perdere la pazienza. Che ha battito bel di tozzo, tanto così che ci sta sempre. Vediamo. Perché? Prendilo. Incredibile, incredibile, non lo prende sto cuore, ragazzi, non ne vuole sapere. Allora, proviamo tagliare, tagliato, ah non questa, a me servivano le forbici, via. E un po' questo non ci serve, buttalo via. Oh, listolino, proviamo ancora a dare due taglietti, magari non l'avevo levato bene, non so. Proviamo ancora un po' a remesciare. Ok, vediamo, siringa subito, che okay, dobbiamo fermare il ritmo della perdita. Ok, usiamo questa siringa che è di tale importanza, vediamo se... lo riesce a prendere. Vedete? Non ce la fa! Incredibile! Non riesce a prendere il cuore! Ma perché? Prendilo! Devo mica prendere con le pinze. Magari sai. Con un lavoro di pinzetta. Vedi, staccare è staccato. Dovrebbe prenderlo ora. Dai, to. Non mi direi che sono i pezzi di costola che rompono, che mi ci fanno passare la mano. Dai, ma non è possibile. Via un po' il martello di nuovo. Non penso, però. Vediamo un attimo se... Ok. Via. Che dobbiamo fermare il sangue. Ok. Tac. Vediamo se riusciamo a prendere sto fottuto cuore. No, non ce la fa, ma perché? Non riesco a capire, allora provo a levarli tutto, io voglio un po' vedere se funziona o no. Non è possibile. Non riesco a levarli sto cuore, signore, questa operazione non sa da fare. Prevedo denuncia da parte della moglie di Bob. E leva di sto costolame. Ok, attenzione, subito siringa.
prendila, andiamo lì subito. Attenzione, non riesce. Ok. Ops. Dai, ora il cuore e si dovrebbe, dovresti prenderlo, eh? Cioè, non per forza ti devo togliere tutto per il cuore, dai, su. Oh, ho preso qualcosa, sentivo un rumore strano. Attenzione. Ah, questa mano sembra scemo. Dottor House non gliela fa. Incredibile. Oh, presto, 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 presto la siringa. Sono riuscito a levare il cuore. Attenzione. Fermiamo subito il sangue. Perché forse ce l'abbiamo fatta. Prendiamo il cuore. Via. Oh, leviamoli magari anche. Questa, povera Cristo, non è che possiamo chiuderlo con l'affare, ma mi sa che non riesce a prenderlo. Vabbè, proviamo lo stesso a mettere il cuore. Tac! Cuore nuovo, guarda che bello. Guarda che bello, dammi il cuorecino, vedi. Vediamo. Oh, puff. Precisione, ragazzi, sempre di, però va bene, dai. Ci sta alla fine il cuore, siamo riusciti a cambiare. E ragazzi, io ora vi saluto, spero che vi siate divertiti. Vi chiedo di passare sul nostro canale Xena Crew HD, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione sui nostri video e ci vediamo alla prossima con un'altra operazione, ragazzi, di Dr. House all'italiana. Ciao a tutti, ragazzi, alla prossima.